così fa un po' ridere, però in realtà volevo fare due chiacchiere generali su quest'anno appena trascorso. È la seconda volta che registro questo video. Oggi avevo cominciato a registrarlo di là, nella mia solita postazione, e non so per quale motivo, ma quando registro questo tipo di video, chiacchierici, eccetera, non lo so, cioè alla fine mi rimanevo un po' così, non mi venivano le parole, mi perdevo un po', eccetera. E niente, anche in questo caso ho deciso che lo voglio fare da qua. Ho avuto proprio l'ispirazione. A un certo punto mi sono fermata, ho detto no, non è né il momento neanche il posto, perché qua, in questo posto qua, sono, beh, alle spalle, non mi sono neanche preparata niente alle spalle, c'è tutto il, c'è anche Zoe. Adesso magari poi vi faccio fare anche gli auguri da lei di fine anno. Comunque questo è il mio posto, è il posto dove quest'anno sono successe tante cose, direttamente e indirettamente. Allora, non so se all'inizio di questo video, penso di sì, vi avrò messo uno spezzone del video dell'anno scorso, pubblicato sempre il 31 dicembre. Ve lo metto non tanto per quello che dico, poi se volete andarvelo a rivedere il video potete anche farlo, ma secondo me non serve, nel senso io vi voglio mettere questo pezzettino di video solo per farvi vedere il mio viso, cioè il mio viso, i miei occhi, la mia espressione. Io quel video sono andata a rivedermelo perché volevo riascoltarmi con delle orecchie diverse, di una persona diversa, e dire che comunque l'anno scorso, comunque per me era stato un anno molto intenso a livello emotivo. C'erano già stati, c'erano, era già iniziato un grosso cambiamento, soprattutto nel periodo del lockdown. Non volevo ripetermi più di tanto, però magari chi è arrivato dopo non lo sa, però comunque diciamo io quel periodo lì di chiusura l'ho vissuto abbastanza intensamente perché mi ero, come tutti, però diciamo che io mi ero molto dedicata alla lettura, alla legge d'attrazione, insomma, mi ero poi, diciamo, più che altro dedicata a quello. E quindi lì è iniziato ovviamente già di per sé un cambiamento. E a dicembre, cioè proprio nel periodo in cui poi ho fatto quel video lì che ho pubblicato, io stavo facendo, avevo quasi concluso un percorso con una psicologa del lavoro, no? Che poi si è concluso proprio a gennaio. E io ancora non sapevo cosa mi avrebbe portato quello, perché di lì a breve, nel giro di un mese, sarebbe cambiato tutto. Ora, io non sapevo neanche come parlarne di questa cosa, infatti oggi pure per questo mi ero bloccata, perché io non mi interessa farvi sapere, che tanto l'avete visto, cioè chi mi segue l'ha già visto, i miei cambiamenti a livello lavorativo, no? Di stimolo, di persona, eccetera, l'avete visti tutti, cioè chi ha continuato a seguirmi ovviamente li ha visti. Quello che vi voglio far passare è il fatto che quando sentite... Io il 2 febbraio, il giorno in cui ufficialmente ho iniziato a lavorare con PM e con Fitline, io ho sentito qua dentro che era la cosa giusta, che era quello che dovevo, per cui dovevo lottare. Questa cosa poi mi si è rafforzata dopo perché non vi ho raccontato, per esempio, che quando ho iniziato il primo mese, i primi 2 mesi più o meno, ho avuto improvvisamente, si sono svegliati tutti, ho ricevuto diverse offerte di lavoro. Due in particolare, ma una soprattutto mi ha tentata parecchio. A una avevo anche ceduto, nel senso che avevo accettato, avevo iniziato a lavorare, anzi, avevo iniziato a fare il corso di formazione. Se non che nel momento in cui ho iniziato, ho fatto il primo giorno di formazione e lì ho, cioè, ero in questa sedia perché il corso era online ed ero lì che mi smuovevo, guardavo cose, dicevo, ma io vorrei fare un sacco di cose in questo momento, ma no, mi manca il tempo, non lo posso fare, questo lavoro me lo sta impedendo. E lì proprio ho capito che nessuno mi avrebbe più smosso da quella cosa lì e che, nonostante non ci fosse nulla di certo, dovevo buttarmi, dovevo credere fortemente in quella cosa. Quindi questo è il messaggio che io vi voglio passare, perché per me è stato questo. E l'ho sentito dentro, cioè, fino a quando non è successa questa cosa. L'anno scorso, quando mi leggevo tutti quei bellissimi libri, leggevo quelle cose sulla legge d'attrazione, eccetera,
C'era tutto, sì, ok, devi desiderare qualcosa, devi volere qualcosa, no? Ma io non sapevo, non avevo idea di cosa volessi, cioè non l'avevo ancora proprio capito, quindi diciamo che era quello che mi mancava. Quando ho sentito qualcosa, un volere reale, concreto, l'ho sentito qua dentro, proprio nello stomaco. Tutta lì è stata la differenza, perché a quel punto nessuno poteva smuovermi e vi assicuro che continuamente ricevo messaggi o anche adesso al di là di internet, anche dal vivo, anzi soprattutto dal vivo, e non pensiate, anche in famiglia non è stato semplice farlo capire, no? Perché mia madre ancora oggi ogni tanto mi dice: le poste, fai domanda alle poste, ma poste de che? Quindi non pensiate che sia semplice, perché comunque ci si sente sempre magari guardati un po' così, perché la gente non concepisce, non conosce questo tipo di lavoro, eccetera, quindi si combatte. Però è talmente forte qua dentro che nessuno mi potrà mai smuovere. Quindi diciamo che sicuramente quest'anno questa è stata la più grande consapevolezza che ho raggiunto. E pensate che tutto il suo discorso nel video che avevo fatto oggi non mi era venuto fuori. Ma perché non ero, cioè, non lo so, c'era qualcosa che non mi ispirava, non mi ispirava là dentro. Un'altra cosa che quest'anno mi ha proprio cambiata tantissimo e ha dato ancora più consapevolezza e forza a tutto ciò è stata la vacanza che ho fatto da sola. Quella vacanza rappresenta, anche lì voi non avete idea, cioè io originariamente, cioè dovevamo partire in due e poi sono successe una serie di cose per cui alla fine ho deciso di andare da sola. Ma non sto qua a raccontarvi i dettagli, ovviamente quelli li so solo io, però non è stato un caso neanche quello. Quella vacanza per me ha tanti di quei significati dietro, di cui voglio parlare. Voglio fare una seduta con la psicologa dedicata solo a quello, perché io ci ho letto già tantissime cose, ma secondo me lei mi potrà far vedere altre cose che importantissime dietro quel viaggio. A cominciare dal fatto che io non me la sono mai potuta permettere una cosa così, non avrei mai avuto il coraggio di farlo. Soprattutto l'ho vissuta talmente in maniera positiva che non c'è stata una sola cosa andata, non dico male, ma neanche mediocre, in maniera mediocre, cioè tutto è filato liscio, è stata ogni cosa, ogni singola cosa è stata bellissima, ogni cosa che ho fatto, ogni cosa che ho visto, e vi giuro avevo sempre il magone qua, il magone di gioia, dicevo mamma mia che bella, la bellezza dei posti, eccetera. Mi sono andata a rivedere, ogni tanto mi vado a rivedere tutte le storie che ho pubblicato su Instagram e le ho vissute con un'intensità che non si potrà mai ripetere una cosa del genere. Cioè, sì, farò altri viaggi da sola, avranno altri significati sicuramente, però quello è stato proprio, me l'avevano detto, ma è stato proprio il viaggio della vita. Il viaggio della, ho tolto freni, freni che magari in alcuni casi ho rimesso dopo, attenzione, non è che li ho tolti definitivamente, però ogni tanto, per esempio, anche andarmi a rivedere le storie mi fa vedere quello che sono stata in grado di fare lì. Non neanche qua, non entro nei dettagli, però insomma, non pensiate cose, non pensiate male, insomma, però il concedermi di fare determinate cose, eccetera, guardate che non è per niente scontato. Io non sono una maniaca del controllo, assolutamente, però sono una che tendenzialmente ha bisogno di programmare, nel senso che mi piace vedere le cose organizzate bene, eccetera. Io lì non avevo organizzato niente, cioè per questo è un esempio, no? Ho fatto tutto come mi sono sentita in quel momento, come mi alzavo la mattina, poi il fatto di non dover dar conto a nessuno è impagabile anche quello. Quindi io lì in quel viaggio ho visto di cosa posso essere capace. Questa cosa mi è venuta fuori adesso, cioè non ci avevo pensato, però sì, guardo quella settimana lì, vedendo, sentendo proprio di cosa potevo essere in grado di fare, da sola in quel contesto lì. Secondo me posso fare anche di più, sicuramente, anzi, ci sono varie cose che me lo fanno pensare, però ecco, questo è quello che ha rappresentato quel viaggio. Poi c'è stata la mia festa dei 40 anni,
Non potrei essere stata più felice di come è stata, perché ho avuto anche la fortuna. Ci pensavo oggi, parlavo con la mia cliente che ha compiuto 50 anni pochi giorni fa. Anzi, ciao Patrizia, ti faccio gli auguri anche qua. Ha compiuto pochi giorni fa 50 anni e pensavo, cacchio, cioè una cosa del genere va festeggiata, no? Io ho avuto la fortuna, compiendoli a settembre, primi di settembre, c'era ancora una temperatura che permetteva di farlo all'aperto, per cui insomma anche in sicurezza, tranquillamente. E c'erano, io non ho mai festeggiato in vita mia, no? Solo la laurea ho voluto festeggiare, gli altri compleanni mai, 18 anni, niente, non mi è mai interessato, ma ho capito anche il perché. Non, fondamentalmente non c'era mai stato qualcuno di veramente importante, non parlo di fidanzati, parlo proprio di persone, amici, amicizie importanti. Invece quest'anno sì, e quindi c'erano quasi tutti, sì, però devo dire che secondo me sì, le persone più importanti c'erano sicuramente. Quindi c'è una foto che magari metto qua, l'ha scattata un ragazzo del gruppo che fa il fotografo, ha colto, non so come abbia fatto, però ha colto l'istante in cui io mi sono proprio guardata intorno e pensavo che ero felice di quella festa lì, di quelle persone che erano lì con me. Quindi di quella foto sono particolarmente gelosa, cioè non lo so come ha fatto, ma ha proprio beccato l'istante, cioè si vede proprio un'espressione che poi a me si legge in faccia quello che... Se sono scazzata, incazzata, triste, felice, mi si legge in faccia, sono libro aperto. Insomma, questo è stato il mio anno. In realtà non è tutto, cioè, perché comunque nel frattempo sono accadute anche altre cose, però non pensavo che l'anno potesse, insomma, come dire, riservarmi ancora altre cose, perché per me è stato un anno stupendo, però in ogni caso c'è stata anche la ciliegina sulla torta. E che dire, follettini e follettine, citazione. Non mi sento di definire il 2021 come un anno a sé. Secondo me, cioè per me il 2020 e il 2021 li considero come 2 anni fusi. Lo so che ci sono state delle cose negative, non credete che anche per me ci sono state delle cose tristi, però non posso, cioè, quello succede a tutti. Io voglio, questo è l'altro mio cambiamento, l'atteggiamento mentale. Io voglio concentrarmi sulle cose belle, perché le cose brutte accadono, ma non ci puoi fare nulla, cioè nel senso, se sono veramente delle... Cioè, alcune cose non ci puoi fare nulla, quindi soffermarti sopra, non, purtroppo le cose non, quelle cose non le cambia, è giusto soffrirne, è giusto provare il dolore che è giusto provare. Ma è giusto anche reagire e guardare oltre perché non si può fare diversamente, ecco, quindi ci sono state anche quelle, ci mancherebbe. Però io dovessi fare un bilancio di questi 2 anni, sono in assoluto gli anni che più mi hanno ca cambiata. Una cosa che avevo detto oggi ci tengo anche a dire qua. Io lo so che ci sono tante persone che hanno smesso di seguirmi in quest'ultimo anno. Ma sapete cosa? Ce ne sono state altrettante, anzi di più, che ogni tanto, quasi ogni giorno, veramente quasi ogni giorno, mi hanno mandato un messaggio per dirmi, per ringraziarmi perché vedermi così, vedermi positiva, vedermi cambiare in questo modo, eccetera, è stato di stimolo per loro per fare altrettanto, o comunque per non farsi risucchiare magari dal baratro, verso il basso. Mi viene in mente una ragazza, per farvi un esempio, ma fra tanti, una ragazza che quest'estate, quando ha visto che ho fatto quella vacanza da sola, ha trovato il coraggio di farlo anche lei, era in una situazione particolare, eccetera, e poi mi ha scritto dopo, anche lì, pianti, che non vi dico, e quindi, cioè, non posso, no, non può, guarda, poi tra l'altro ultimamente sta succedendo che quando magari mi arriva il messaggino non proprio carino, no? Diciamo così, o positivo, contemporaneamente o poco dopo me ne arriva un altro o anche più di uno
che invece mi ricorda perché quello che sto facendo è giusto per me. Se non lo è per qualcun altro, non dipende da me. C'è il libero arbitrio di seguire e ascoltare chi vi pare e piace. E questo, anzi, come consiglio, lo do sia a chi guarda me, ma anche chi, soprattutto quando guardate gli altri. Se una persona vi genera fastidio, disagio, vi tocca delle corde, no, questo è sbagliato in realtà. Però, in generale, se vi crea fastidio, disagio, non è la persona giusta per voi da né conquistare né da ascoltare in un video su YouTube o sui social. Non fatevi del male, cioè. A volte mi rendo conto che lo facciamo masochisticamente, cioè pensiamo di meritare veramente di infliggerci delle cose incredibili e non ha proprio senso. Quindi questo è il consiglio e l'augurio che mi sento di farvi, di smettere di avere a che fare con le persone sbagliate. Quando prima mi sono corretta, stavo per dire una cosa che non era secondo me esattamente giusta, nel senso, è giusto anche ascoltare. Quando la frase di qualcuno, detta da qualcuno ci dà fastidio, ci dà particolarmente fastidio. Chiediamoci il perché. È vero che è inutile continuare a stare con una persona o frequentare amici, quello che sia, che non ci fa stare bene assolutamente, ma chiediamoci il perché ci fa male quella persona. Sei in grado di, perché è in grado di dire qualcosa che ci fa così male o comunque ci dà fastidio, eccetera. Perché è vero che quella persona magari non è proprio a posto, potrebbe essere così, però è anche vero che evidentemente se vi colpisce in qualche modo c'è qualcosa che dovete risolvere voi. E questo lo sto dicendo anche a me, perché ovviamente nel momento in cui un commento mi dà fastidio, vuol dire che va a toccare una corda che magari non è proprio esattamente risolta. Quindi ecco, questa era un'altra piccola riflessione a voce alta che volevo fare. E niente, il discorso di fine anno, il mio discorso di fine anno l'ho fatto. Mi piace questa cosa perché poi magari alla fine del 2022 mi riguarderò e anche lì vedrò altri cambiamenti, chissà quali saranno. E io non ho ancora, secondo me, riflettuto abbastanza su quello che voglio da questo 2022 e mi sono imposta di farlo. Io domani, visto che lo passerò in casa, tra domani e il 1º gennaio mi sono imposta, uno, di rifare la vision board e, tra l'altro, in questo momento, adesso lo controllo in diretta. No, non si è ancora aggiornata, perché si sta per avverare uno dei obiettivi che avevo segnato nella mia vision board, però quella vision board non va bene, ho deciso che va sistemata perché c'è qualcosa che non è ancora. C'è qualcosa che manca, ecco, quindi devo proprio ragionarci su. Non mi so, perché è stato talmente bello quest'anno che. Non ho ragionato sul fatto che io possa avere ancora di più, perché no? Cioè, quindi sinceramente penso di meritarmelo, e poi ce lo meritiamo tutti, ma dobbiamo cominciare a crederlo noi per primi, eh. Non vi arriva nulla che voi non pensiate di meritare, voi in primis, eh. Quindi, insomma, con questa perla chiudo questo video. Io vi ringrazio, ringrazio soprattutto quest'anno, ringrazio chi è rimasto. Spero di cuore veramente di avervi trasmesso anche solo un po', ma se anche solo una persona mi scrive, guarda, mi sei stata d'aiuto per qualsiasi cavolata, per me è valsa la pena fare tutto ciò. Quindi grazie ancora, vi abbraccio e ci vediamo il prossimo anno e soprattutto si spera senza Covid. Ciao ragazzi. E tu cosa auguri per il 2022? Compi 14 anni. Tu auguri che ci sarai fino al 2057, va bene? Auguri anche da Zoe. Ciao amore mio. Sì. Miau.